Buondì a tutti! In questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa fantastica giacca che io ho deciso di chiamare giacca Etna. Per poterla realizzare ho utilizzato il nuovissimo filato dell'Adrian Wool linea Superbollo. Guardate qui che bellezza di gomitolo, un gomitolone da 200 grammi morbidissimo. Voglio farvi vedere anche altri colori che sono presenti sul sito, ma ce ne sono veramente tanti, solo che questi sono tra i miei preferiti, il 17 è quello che ho usato io, e poi abbiamo anche questi, guardate che meraviglia. Però, come vi dicevo, sul sito di cui vi lascio sempre il link in descrizione, quindi nell'info box, il mio sito Filati Elsa, trovate anche altri colori. Io ho lavorato con un cento del 5,5 e per poter realizzare questa giacca, che è una taglia S tendente un po' alla M perché è un po' più morbido del solito, meno avvolgente, vogliamo chiedere così, sì, ho utilizzato tre gomitoli. Per una taglia M e L ve ne occorrono 4, anche perché per la taglia M io del terzo gomitolo ne ho utilizzato circa la metà. Quindi per una taglia M 4 gomitoli sono sufficienti, anche a voi del quarto gomitolo comunque ve ne avanzerà. Taglia L quindi 4 gomitoli, per una taglia invece XL vi consiglio 5 gomitoli. Naturalmente se siete una taglia L lo volete anche più coprente, mi raccomando forse è meglio se andate a prendere 5 gomitoli. Per quanto riguarda la lavorazione è semplicissima. Mi avvicino così potete rivedere di nuovo. Si lavora un unico pezzo partendo dal sotto fino ad arrivare agli scalfi. A quel punto si divide la parte dietro dalle due parti avanti, si creano gli scalfi e poi si vanno a creare le maniche in tondo, lavorando sempre lo stesso punto, che è un punto semplicissimo in quanto sono quattro giri che vanno ripetuti e, come potete vedere, si alternano delle strisce di maglie alte con strisce di, diciamo, questa parte più forata, quindi si alternano strisce più compatte a strisce più forate. È semplicissimo, perfetto anche per chi è alle prime armi. Una volta fatto appunto questa lavorazione, io poi ho rifinito con un semplice giro di maglie alte l'intero bordo dell'intera apertura della giacca, ma voi potete fare anche più giri in modo tale da creare le asole e mettere anche i bottoni se volete che la vostra giacca si chiuda. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desideriate realizzarla, e se è così, come sempre mi raccomando, mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa, o sul gruppo Facebook La libertà di uncinettare e sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. Inoltre, scusate, mi è venuto il fiatone, dicevo, inoltre, per chi acquisterà il filato per poter realizzare questa giacca, avrà in omaggio anche il PDF, in modo tale da avere sia il video sia le istruzioni passo per passo per poter appunto eseguire questa giacca. E noi, come sempre, ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra giacca, io ho deciso di utilizzare il filato dell'Adrian Wool linea Superbollo, questo nuovissimo filato invernale fantastico, e io utilizzerò il colore numero 17, che è questo bellissimo colore, lo adoro. Ma guardate qui, ci sono anche colori, uno più bello dell'altro, li trovate tutti disponibili sul mio sito Filati Elsa. Vi dico anche che io vi farò vedere un piccolo campione per poter iniziare la lavorazione, ma per poter avviare la lavorazione lavoreremo su un multiplo di 3 più 2 lavorando con l'uncinetto del numero 5 e mezzo, ossia quindi noi andiamo a fare 3 catenelle per ogni multiplo e alla fine dobbiamo mettere 2 catenelle per poter avere l'inizio uguale alla fine. Nel mio caso io monterò 110 catenelle, quindi un multiplo di 3 più 2 catenelle, per avere una larghezza di circa 92 centimetri. Mi raccomando, per le taglie M o L mettete almeno, direi, 4 motivi in più rispetto a me per una taglia M, 8 per una taglia L12 per una taglia XL. Tenete presente che, essendo multiplo di 3, vanno aggiunti più motivi rispetto al solito. Però, come sempre, misuratevi o la circonferenza del vostro seno o la circonferenza dei vostri fianchi per poter mettere tante catenelle rispettando il multiplo ad avere la circonferenza che vi piace. Tenete presente che la mia giacca non è proprio chiusa, perché voi sapete che io non mi piacciono tanto le giacche che si chiudono, preferisco comunque poterle avere aperte. Quindi, se siete una taglia S ma volete la giacca più chiusa, mettete più catenelle, oppure potrete andare a fare dopo più giri di bordo, appunto per poter fare le asole e mettere i bottoni. Detto ciò, quindi andiamo a vedere come si realizza questa giacca. Allora andiamo a fare il nostro primo giro e realizziamo 2 catenelle che sono sta prima maglia alta. Salto la prima catenella di base, entro una successiva e vado a fare una maglia alta. Entro nella terza catenella e vado a fare una terza maglia alta.
A questo punto si saltano due maglie alte, si saltano due catenelle di base, entriamo nella terza e andiamo a fare 3 maglie alte, una, due e tre. Salto 2 catenelle, ricomincio da capo. Nella terza vado a fare il gruppo di 3 maglie alte, una, due e tre. E devo continuare così per tutto il giro, quindi salto 2 maglie alte, entro nella terza e vado a fare 3 maglie alte. Salto 2 catenelle, di nuovo entro nella terza e vado a fare 3 maglie alte. Come vi ho detto, devo fare questo per tutto il primo giro. Vado a farlo per ultima volta. Salto 2 catenelle e vado a fare le mie ultime 3 maglie alte, quindi una, due e tre. Ho terminato così il mio primo giro. Secondo giro, ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta e poi andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi semplicissimo, vedete? Ho fatto le mie prime 3 maglie alte, vado dove ho il gruppo di 3 maglie alte, vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Niente di più semplice, maglia alta sopra ogni maglia alta. E continuo così per tutto il giro. Vi farò vedere come terminare il giro e come iniziare poi il nostro terzo giro. Sto terminando il mio secondo giro, vado a fare l'ultima maglia alta all'interno della terza catenella. Ci giriamo, andiamo a fare il nostro terzo giro e il terzo giro è uguale al secondo, quindi 3 catenelle e poi andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. E continuiamo così appunto per tutto il nostro terzo giro. Terminato il terzo giro, vi farò vedere come andare a realizzare il nostro quarto giro. Ho terminato anche il terzo giro, come vi ho detto, ho fatto una maglia alta sopra ogni maglia alta. Andiamo a fare il nostro quarto e ultimo giro e realizziamo sempre 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Una maglia alta sopra la seconda maglia alta, una maglia alta sopra la terza maglia alta. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro. 2 catenelle di separazione, prendo il filo e vado a fare una maglia alta non chiusa sulle successive 3 maglie alte. Quindi una maglia alta non chiusa. Vado nella seconda maglia alta e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa. Vado nella terza e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa. E le chiudo insieme 2 catenelle, 1 e 2 e si ricomincia da capo. Vado direttamente nella maglia alta successiva e vado a fare una maglia alta non chiusa. Maglia alta non chiusa sopra la seconda, maglia alta non chiusa sopra la terza e le chiudo insieme 2 catenelle e si ricomincia da capo. Facciamolo ancora insieme. Una maglia alta sopra la prima, una maglia alta non chiusa sopra la prima maglia alta. Una maglia alta non chiusa sopra la seconda, una maglia alta non chiusa sopra la terza. Chiudiamo 2 catenelle e si ricomincia da capo e si va a fare questo per tutto il giro. Io lo faccio ancora insieme a voi perché tanto mi mancano da fare soltanto 3 o 2 volte il motivo, quindi sempre 3 maglie alte non chiuse si chiudono insieme. Lo vado a fare per l'ultima volta. 1 2 e 3 e le chiudo insieme 2 catenelle. Come vedete, mi mancano le ultime 3 maglie alte e qui vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una, due e 3 in questa maniera. Questi sono i 4 giri. Adesso vi faccio vedere un attimo come andiamo a fare il primo, siccome abbiamo una base diversa. Quindi dobbiamo riandare a fare il primo giro e ci giriamo. Andiamo a fare 3 catenelle, una maglia alta sopra la prima, la seconda maglia alta, una maglia alta sopra la terza.
prendo direttamente il filo, vado dove ho le tre maglie alte chiuse insieme, vedete, entro proprio bene, quindi non entro qui, ma entro qui e vado a fare le mie tre maglie alte. Una, due e tre. E si ricomincia da capo. Prendo il filo, vado dove ho le tre maglie alte e vado a realizzare 3 maglie alte. E vado a fare questo per tutto il mio primo giro. In questa maniera. E terminerò naturalmente facendo una maglia alta sopra le ultime 3 maglie alte e farò sempre questi 4 giri fino ad arrivare all'altezza degli scalfi. Una volta lì vi farò vedere, e in quel caso mi vedrete lavorare proprio con questo filato. Qui vi ho fatto il campione con un altro filato, mi vedrete lavorare appunto con questo filato e dividere la parte dietro dalle due parti avanti. Allora, io ho ripetuto il motivo per 8 volte e come la lunghezza per me va più che bene. A questo punto sono andata a contarmi i miei gruppi di 3 maglie alte chiuse insieme, comprese le 3 maglie alte iniziali e finali del giro, e io ne ho un totale di 36, quindi ne sono andata a mettere 8. Quindi 7 gruppi più le 3 maglie alte sul davanti per ogni lato e il restante 20 dietro. Mi raccomando, per le taglie più grandi, io direi di andare a mettere almeno 2 motivi in più per le parti davanti e il resto dietro. Taglia M, taglia L, almeno 3-4 motivi, 4-5 motivi per la taglia XL. Quindi calcolate un po' questo, ma dovete fare in modo comunque che avanti abbiate meno motivi sommandoli insieme rispetto alla parte dietro, in modo tale che quando andremo a cucire le due parti avanti e la parte dietro avrete dei motivi liberi dietro per il collo. Detto ciò, quindi possiamo andare a lavorare il nostro giro. Non lavoreremo più in giri naturalmente di andata, cioè lavoreremo sempre in giri di andata e ritorno, ma vi faccio vedere qui, andremo a fare una piccola modifica inizio a fine giro. Quindi io vado a lavorare sempre col mio uncinetto del 5,5 e quindi inizio sempre andando a fare le mie solite 3 catenelle e una maglia alta sopra ogni maglia alta. E poi si lavora sempre 3 maglie alte sopra le 3 maglie alte chiuse insieme. Quindi il primo giro non cambia, andiamo a lavorare come abbiamo sempre fatto. Io arriverò così fino a dove ho il marcapunti e vi farò vedere appunto come finire il giro e come iniziare quello successivo. Quindi vado sempre a fare 3 maglie alte sopra ogni 3 maglie alte chiuse insieme. Quindi sono arrivata dove ho le mie tre, dove ho messo il mio marcapunti, quindi dopo l'ultimo gruppo di 3 maglie alte chiuse insieme, vado nell'archetto di 2 catenelle e vado a fare una maglia alta. A questo punto mi giro e vado a lavorare normalmente il secondo giro, quindi 3 catenelle e vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, come abbiamo sempre lavorato. Terminerò quindi anche il secondo giro e vi farò vedere come iniziare a fare il terzo giro. Però semplicissimo, perché come sempre, come abbiamo fatto sempre, cambierà solo verso la fine, però anche in quel caso vi farò vedere la fine del terzo giro e l'inizio del quarto. Quindi ho finito il secondo giro facendo una maglia alta sopra ogni maglia alta, mi giro con la lavorazione e anche in questo caso vado a fare 3 catenelle e una maglia alta sopra ogni maglia alta, fino ad arrivare a fine giro e vi faccio vedere come andare a fare il nostro quarto e ultimo giro, quindi davvero semplicissimo. Continuo a lavorare in questa maniera fino ad arrivare alla fine del terzo giro e vi mostrerò come andare a fare il quarto e ultimo giro. Quindi ho terminato anche il terzo giro, devo andare a fare il quarto e ultimo giro e andiamo a realizzare sempre 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, però in questo momento facciamo una sola catenella di separazione e poi andiamo a fare le nostre 3 maglie alte non chiuse, quindi una, 2 e 3 e le chiudiamo insieme e poi torniamo a lavorare normalmente, quindi 2 catenelle e di nuovo 3 maglie alte chiuse insieme, una maglia alta in ogni maglia alta sottostante, chiudiamo insieme.
2 catenelle e si ricomincia da capo. Quindi poi termineremo il giro come abbiamo sempre fatto, facendo 2 catenelle e le 3 maglie alte. Ora io vi dirò quanti giri ho fatto naturalmente fino ad arrivare all'altezza spalle. Voglio solo dirvi una cosa, voi farete lo stesso numero anche dall'altra parte e anche dietro. Dietro bisogna iniziare e terminare il giro con la maglia alta, quindi inizieremo con la maglia alta nell'archetto dove abbiamo i marcapunti e termineremo sempre il giro facendo l'ultima maglia alta, dobbiamo l'altro archetto. Quindi, a differenza della lavorazione sotto della giacca, qui invece di avere 3 maglie alte avremo una maglia alta sola. Una volta che avrò fatto 2 pezzi avanti e il pezzo dietro, andrò a cucire le spalle e poi vedremo come appunto andare a fare le maniche. Naturalmente vi dirò io quanti giri ho fatto e quanti secondo me dovreste fare per una taglia M e una taglia L o XL. Allora, ho ripetuto il motivo per 2 volte e mezzo, nel senso che nella terza volta mi sono fermata al terzo giro senza fare il quarto giro. Ho fatto la stessa cosa anche da quest'altra parte e dietro e come vi ho detto sono poi andata a cucire i 2 pezzi sempre con lo stesso filo e l'ago di lana. Adesso dobbiamo andare a fare le maniche della nostra giacca. Per realizzare la manica lavorerò sempre con l'uncinetto del 5,5 e sempre con lo stesso filato. Andremo a fare sempre lo stesso motivo, solo che adesso andremo a fare in giri di tondo e non più in giri di andata e ritorno. Mi aggancio sotto dove ho fatto la separazione e vado a fare quindi il mio primo giro. Mi aggancio e vado a fare le 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Rientro e vado a fare altre 2 maglie alte per un totale di 3 maglie alte. Salto una maglia alta orizzontale, vado nella successiva e di nuovo vado a fare 3 maglie alte, quindi una, due, tre. E continuo così per tutto il giro. Salto una maglia alta orizzontale, entro nella successiva e vado a fare 3 maglie alte. Salto una maglia alta orizzontale, vado nella successiva e vado a fare 3 maglie alte. Quindi davvero semplicissimo. Stiamo rifacendo il primo giro, però come potete vedere abbiamo una base diversa e lavoreremo in tondo. Io continuo così quindi per tutto il giro, vi farò vedere come terminare il giro e come iniziare poi il secondo. Sto terminando quindi il primo giro, entro sempre nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. E adesso riniziamo il secondo giro, quindi 3 catenelle e andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Il secondo giro e il terzo giro sono uguali, quindi il terzo giro non ve lo farò rivedere perché una volta terminato con una maglia bassissima non andremo a fare altro che una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi io adesso vado a fare il secondo giro, maglia alta sopra ogni maglia alta, e il terzo giro sarà uguale, maglia alta sopra ogni maglia alta. Terminato anche il terzo giro, quindi noi stiamo facendo il secondo, andremo a fare il terzo che è uguale al secondo, vi farò vedere come andare a fare il quarto giro. Però il secondo e il terzo sono uguali perché finiamo con una maglia bassissima e ricominciamo a fare di nuovo una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi ho terminato anche il terzo giro, come vi ho detto non ve l'ho fatto vedere perché è uguale al secondo, maglia alta sopra ogni maglia alta. Quarto e ultimo giro e andiamo a fare 2 catenelle che sono la nostra prima maglia alta non chiusa, entriamo nella maglia alta non, successiva e facciamo un'altra maglia alta non chiusa, entriamo nella maglia alta successiva, andiamo a fare una terza maglia alta non chiusa e le chiudiamo insieme. 2 catenelle si ricomincia da capo. Andiamo nella maglia alta successiva e andiamo a fare la prima maglia alta non chiusa. Maglia alta successiva, seconda maglia alta non chiusa. Maglia alta successiva, terza maglia alta non chiusa. Le chiudo insieme. 2 catenelle si ricomincia da capo e andiamo a fare questo per tutto il giro. Quindi prima maglia alta non chiusa, seconda maglia alta non chiusa. Terza maglia alta non chiusa, le chiudo insieme 2 catenelle. Vi farò vedere come terminare anche il quarto giro e come ricominciare a fare il primo giro. E poi naturalmente vi farò sapere quante volte ho fatto il motivo, quindi i 4 giri, per avere la manica lunga. Nel frattempo continuo a lavorare così come sto lavorando fino alla fine del giro.
Sto terminando il quarto giro, ho fatto le 2 catenelle, entro nelle 3 maglie alte iniziali e vado a fare una maglia bassissima. E da qui si ricomincia dal primo giro, quindi 3 catenelle che sono la prima maglia alta, rientro altre 2 maglie alte. Vado nell'archetto, vado nelle 3 maglie alte successive, di nuovo vado a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Quindi io adesso continuerò a lavorare questi giri, vi farò sapere alla fine quanti ne ho fatti per arrivare a fare la manica. Ho terminato la prima manica, ho ripetuto i 4 giri per 7 volte e quindi adesso vado a fare l'altra manica. Mi raccomando, però nell'ultimo motivo ho fatto soltanto i primi 3 giri, non ho fatto anche il quarto. Adesso andrò a fare anche l'altra manica. Una volta fatta anche l'altra manica, che farà uguali giri, andremo a vedere come rifinire il bordo sul davanti della nostra giacca.